Buongiorno a tutti dal telegiornale di Toscana TV. In apertura la giornata fiorentina per il presidente della Repubblica Mattarella è iniziata questa mattina con l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Firenze, che tra l'altro celebra anche i suoi 100 anni. Lo ha fatto al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Ha seguito per noi la mattinata Chiara Valentini. Buongiorno, Chiara. Buongiorno Teresa, buongiorno a tutti. Sì, diciamo che è stata un'apertura di anno accademico veramente particolare quella di quest'anno per l'Università di Firenze che celebra i suoi 100 anni, almeno i 100 anni dell'era moderna, perché la denominazione Università degli Studi di Firenze è del 1924, ma l'Ateneo ha radici molto più antiche, il primo studium addirittura risale al 300, 100 anni festeggiati con il Presidente della Repubblica Mattarella a sottolineare proprio l'importanza anche per la conoscenza. Scienza in generale e in particolare ovviamente per l'Università di Firenze. Tra l'altro Mattarella farà un salto anche alla Specola che riaprirà per il pubblico il 22 febbraio dopo 4 anni e mezzo di chiusura. Specola che è ovviamente un museo, il museo scientifico proprio dell'Università. Non era previsto che il Presidente della Repubblica intervenisse in questa mattinata di celebrazioni, invece lo ha fatto soprattutto per salutare naturalmente, per augurare buoni 100 anni e buon futuro all'Università di Firenze, ma lo ha fatto anche per ricordare le radici che sono strettamente legate all'Università e alla città di Firenze. Ricordiamo che Piero Calamandrei, uno dei padri costituenti, è stato anche uno dei rettori dell'Università negli anni in cui tra l'altro era sindaco anche la Pira. E proprio un riferimento a Piero Calamandrei e al suo rigore costituzionale e alla visione non illusoria ma profetica del mondo di la Pira lo ha fatto Mattarella, che ha citato anche elementi di cui hanno parlato chi è intervenuto prima di lui, inclusione, incremento e impegno, sono le parole citate dalla direttrice e lui ha proprio sottolineato che questo è un felice richiamo alla sostanza più che alla forma delle cose. E poi, visto che la prolusione questa mattina è stata affidata alla direttrice dei programmi di osservazione della Terra dell'Agenzia Spaziale Europea sul cambiamento climatico, che ha proprio studiato a Firenze, Mattarella ha detto che bisogna far sì che lo spazio rimanga un ambito collaborativo di conoscenza scientifica e non di competizione commerciale, che la ricerca scientifica rimanga tale e al servizio dell'umanità. La centralità della persona umana è stato l'elemento che Mattarella ha ripreso dai discorsi che lo hanno preceduto, ma che ha voluto assolutamente sottolineare. Accanto a lui, questa mattina per le celebrazioni, c'era anche la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Tra le altre cose, nel suo intervento ha detto che entro il 2026 verranno creati 60.000 posti letto per gli studenti. Sapete che anche qui a Firenze il problema dei posti letto per gli studenti è sentito, verrà nominata tra l'altro proprio una figura, ha detto la ministra, per semplificare l'iter. Ora, ovviamente sul palco del Teatro del Maggio c'era una nutrita rappresentanza del mondo accademico italiano. L'Università di Firenze è la sesta per immatricolazioni in Italia, ci sono 51.000 studenti, 7% internazionali. Il 50% degli iscritti sono donne e le donne sono superiori alla media nazionale anche nelle materie scientifiche. La rettrice naturalmente era emozionata, ha detto 100 anni sono un momento di svolta per guardare al futuro, infatti il claim di questo evento è non da un secolo, Università di Firenze, da un secolo oltre. Ascoltiamo proprio le sue parole. Senz'altro emozionata, ma anche responsabile. Il fatto che venga il nostro presidente ci onora e onora l'Università di Firenze, in particolare la città di Firenze. Sono da questo punto di vista veramente molto, molto felice. Anche perché la presenza del Presidente significa non solo per l'Università di Firenze, ma per tutto il sistema universitario un riconoscimento di attenzione e un riconoscimento dell'importanza che ha l'Istituto Università in questo Paese. Quindi da questo punto di vista è veramente molto importante. Un anno accademico particolare, naturalmente iniziano, sono già iniziate in parte le celebrazioni per i 100 anni dell'università. Uno degli eventi che anche la città di Firenze, ma non solo, aspettava da tanto è anche la riapertura del Museo della Specola.
Sì, oggi è una sorta di anteprima, in realtà lo inaugureremo nella giornata giusta perché ricorre il giorno giusto che è il 21 di febbraio, anzi per l'esattezza è il 22 di febbraio, però il 22 di febbraio sarà aperta al pubblico di nuovo la specola dopo questi anni di ristrutturazione e sappiamo che questo è un museo amato dai fiorentini e anche questo ci onora, è un museo importante, un museo estremamente importante per l'Università di Firenze perché è anche un laboratorio scientifico e quindi è giusto riconsegnarlo anche nelle mani dei ricercatori e ovviamente di tutta la cittadinanza che potrà ancora rigodere di queste importantissime collezioni che sono, voglio ricordare, uniche al mondo. E giustamente ha ricordato la specola, chi non l'avesse visto ora che ci sarà la riapertura consiglio di andarla a vedere anche con i bambini perché veramente merita. Tu hai sentito anche il sindaco Nardella che naturalmente ha ricordato quante volte il presidente Mattarella sia venuto a Firenze e effettivamente è una presenza costante nella città di Firenze, ma nel suo intervento ha ricordato anche i giovani. Beh sì, esatto, noi abbiamo cercato di contare andando a memoria le volte in cui Mattarella è venuto a Firenze, non ci siamo riusciti anche con altri colleghi perché sono state veramente tante e in moltissime occasioni. Oggi approfitta della sua presenza a Firenze anche per inaugurare insieme al sindaco Nardella il Parco di San Donato intitolato al magistrato Pierluigi Vigna che crea, diciamo, insieme ad altre vie, ce ne sarà una proprio dedicata anche a Piersanti Mattarella, il fratello del Presidente della Repubblica ucciso dalle mafie, una sorta di quartiere della legalità. Prima di tornare a Roma però Mattarella presiederà anche all'inaugurazione, alla nascita della Fondazione Bargellini, a quel punto saremo nel Cenacolo di Santa Croce e questo ultimo evento della sua visita ha creato qualche polemica nei giorni scorsi perché Sara Funaro, che sapete è la nipote di Piero Bargellini, candidata del PD, assessore in Palazzo Vecchio, quindi doveva essere presente anche insieme alla famiglia, ci sono state polemiche soprattutto da parte di Fratelli d'Italia e di Sinistra Progetto Comune che hanno lamentato la photo opportunity che Sara Funaro avrebbe fatto ovviamente essendo parte della famiglia con il presidente Mattarella. Lei ha tagliato queste polemiche decidendo di non presenziare insieme a tutta la sua famiglia oggi pomeriggio all'inaugurazione della fondazione dedicata al nonno. Sentiamo però, proprio come dicevi, l'emozione anche del sindaco che effettivamente sottolinea il legame che il Presidente della Repubblica ha con la città. Poi la linea può tornare allo studio. Sì, siamo veramente emozionati e onorati di questa visita del Presidente Mattarella. In questi 10 anni ci ha onorato della sua presenza molte volte nei momenti più salienti della vita della città e questo davvero ci riempie di gioia perché si è creato in questi anni un legame sinceramente profondo con il Capo dello Stato. Oggi sarà proprio una giornata all'insegna della sua visita, anzitutto qui per l'anno accademico dell'Università, ma anche nei momenti successivi per l'intitolazione del Parco di San Donato a Piero Vigna, un grandissimo magistrato che ha dato la sua vita per le istituzioni, contro le mafie e infine per ricordare il grande sindaco dell'alluvione Piero Bargellini con la cerimonia di insediamento della nuova fondazione. Sono 3 momenti che indicano 3 diversi aspetti della storia e dei valori della nostra città. Noi siamo grati al Presidente Mattarella, c'è un legame indissolubile con il Capo dello Stato e il Presidente sa che Firenze è sempre stato con lui e starà sempre con lui. E la percentuale dei cittadini toscani in condizione di povertà assoluta cala leggermente del 6% del 2021 al 5,5% del 2022, pari a 92.000 famiglie in povertà assoluta nella regione. Quanto emerge dal 7° rapporto povertà e inclusione sociale in Toscana, realizzato dall'Osservatorio Sociale Regionale della Regione Toscana in collaborazione con ANCI Toscana, IRPET e Centro Regionale di Documentazione l'infanzia e adolescenza, Caritas Toscana e Università di Siena. L'analisi statistica è incentrata sul 2022 e include anche un'indagine campionaria realizzata da IRPET nel 2023. E ora torniamo a parlare della guerra in Ucraina, ci colleghiamo con Alessio Poggioni, è là per realizzare un documentario su quanto sta succedendo in quel paese martoriato dalla guerra. Buongiorno Alessio, ci racconta la sua giornata. Buongiorno.
Ciao Teresa, un saluto a tutti i telespettatori. Siamo in questo momento a Chernivtsi, che è una città al confine tra l'Ucraina e la Romania, in realtà il primo vero approdo di tanti, tantissimi profughi che arrivano dalla zona del fronte, ma anche il punto di passaggio in cui chi è uscito dall'Ucraina, come tante donne e con i loro bambini, possono rientrare velocemente. Per questo questa città, che è una cittadina di 300.000 abitanti circa, con una bellissima università, patrimonio dell'UNESCO e tante... Una vita che pullula di fatto e che ha la fortuna di non essere mai stata bombardata dall'inizio della guerra, è appunto un po' in qualche modo un crocevia di vite, di persone che qui trovano aiuto e qui trovano accoglienza in diversi centri. Ne abbiamo visitato ad esempio uno anche nei giorni scorsi, che è un centro di accoglienza dove vivono tante mamme con i loro figli, tanti bambini, e qui è anche un po' il porto franco, diciamo così, in cui arrivano le merci da un po' tutta Europa e vengono poi smistate nell'Ucraina. Ieri abbiamo parlato con altre persone anche in zone più lontane, più di periferia rispetto a questa città, ci hanno raccontato le loro storie personali, che è quello che stiamo andando a registrare per la realizzazione di questo documentario, le storie di mamme che hanno perso i figli, le storie di soldati in frontiera, anche le storie di un prete ortodosso che cerca di guidare la sua comunità rispondendo alle domande più difficili, che appunto chi ha perso un familiare o un proprio caro al fronte gli rivolge, perché è successo a me, che è la domanda ricorrente, ci diceva che a cui fa sempre fatica a dare risposta. Anch'io sarei pronto a combattere, ci ha detto ieri, se questo fosse se ce ne fosse bisogno. Anche noi preti siamo in prima linea oggi a guidare la comunità, ma un domani chissà. E questo è un sentimento, tra l'altro, che serpeggia anche tra le donne. Molte persone di sesso femminile ci hanno detto che sarebbero pronte a imbracciare il fucile se l'ondata russa dovesse tornare a colpire le zone più interne dell'Ucraina, soprattutto se dovesse arrivare a Kiev, che è ovviamente il cuore anche simbolico dell'Ucraina unita. Il sentimento nazionale è molto forte, ma come dicevamo anche nei discorsi e collegamenti, c'è una crepa che è quella che riguarda le vite umane, l'enorme dispendio di vite umane che in questi 2 anni ormai l'Ucraina ha dovuto pagare. Qualcosa evidentemente sta cambiando, c'è una volontà fortissima delle persone di tornare a una vita normale, alla vita dell'università, appunto, alla vita del mercato che abbiamo visitato questa mattina, alla vita sociale, delle strade, dei pub, del divertimento. Purtroppo sono città composte per l'80% da donne, bambini e anziani, e questo sicuramente getta delle basi complicate per il futuro di uno Stato che è tuttora in guerra. E grazie Alessio, grazie che ci racconti quanto sta succedendo e tutto questo poi lo vedremo in un bel reportage sicuramente al termine di questo viaggio significativo. Intanto noi torniamo ad Arezzo, a Foiano della Chiana, perché prosegue il presidio degli agricoltori al campo allestito tra i comuni di Foiano della Chiana e Sinalunga, tra la provincia di Arezzo e Siena. Il punto dove si trova una ventina di trattori serve da riferimento e per rifocillare tutti coloro che transitano per e da Roma. Per il pomeriggio sono previste uscite alle rotonde del vicino outlet strategiche per la viabilità verso la Una e il raccordo Perugia-Bettolle, già concordate comunque con le forze dell'ordine, quindi va avanti la protesta dei trattori contro le decisioni dell'Europa. Andiamo nella provincia di Pistoia, amministratore sostegno indagato per peculato, si sarebbe appropriato di 7.000 euro, scatta il sequestro, ci racconta tutto Patrizio Ceccarelli. La Guardia di Finanza di Pistoia ha eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP su richiesta della Procura pistoiese per oltre 7.000 euro nei confronti di un avvocato con studio a Pescia, presunto responsabile di peculato ai danni di un anziano del quale era stato nominato amministratore di sostegno. All'indagato sono state sequestrate somme di denaro per 7.225,20 euro, pari agli importi che il professionista si sarebbe appropriato tra il 2020 e il 2021, prelevandoli indebitamente dal conto corrente dell'assistito e falsificando i rendiconti, spiegano le Fiamme Gialle pistoiesi, al fine di nascondere tali indebiti prelievi. Le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Pistoia hanno consentito di ricostruire, spiegano le Fiamme Gialle, l'anomala condotta, facendo emergere le plurime incoerenze esistenti tra i movimenti risultanti dalla
documentazione bancaria acquisita e quanto rendicontato dall'amministratore di sostegno, con riguardo anche all'indicazione di redditi da pensione inferiori a quelli effettivamente percepiti e prelevamenti in contanti non giustificati e a pagamenti registrati in misura superiore a quelli realmente eseguiti. Accerchiati, aggrediti e rapinati sul treno regionale Livorno-Firenze e quanto sarebbe accaduto a due giovanissimi, un episodio che ha portato all'arresto di un 18enne, alla denuncia di due minorenni da parte della polizia ferroviaria, secondo quanto riferisce la questura fiorentina. Tutto è successo alcuni giorni fa. E i livornesi chiedono più aria pulita in città e la Capitaneria di Porto firma un'ordinanza che prevede l'utilizzo del combustibile green già a 3 miglia dalla costa. È una nuova ordinanza a cui dovranno attenersi tutti gli armatori. Rachele Campi. Vietato utilizzare il combustibile con la percentuale più alta di zolfo già a 3 miglia dalla costa. È ciò che si legge in una nuova ordinanza della Capitaneria di Porto di Livorno. Ci sarà dunque un cambio obbligatorio del carburante anche in rada, non solo in porto, a partire dal 19 febbraio. Una decisione presa per tutelare i cittadini a fronte del crescente numero di attracchi nel porto labronico. La finalità è quella di ridurre le emissioni di anidride solforosa derivante dalla combustione dei combustibili liquidi ad uso marino, diminuendo gli effetti nocivi sulle persone e sull'ambiente. Nell'ordinanza si legge anche di un ulteriore obbligo. L'equipaggio dovrà avere particolare attenzione sulle attività di manutenzione di macchinari e apparati, sulla fuoriuscita dei fumi. Sono state le tante richieste dei cittadini raccolte dal Comune a far prendere la decisione di firmare questo nuovo regolamento, a cui tutti gli armatori dovranno attenersi, nonostante non siano immersi dai controlli effettuati fino ad ora degli sforamenti. Ed è morta a 67 anni Daniele Pugliese, giornalista e scrittore. A darne la notizia ai familiari, gli amici, ha scelto il suicidio assistito. È successo in Svizzera, sotto assistenza medica, ha fatto una scelta consapevole. Lui, che si era sempre battuto per il rispetto delle decisioni personali, per il testamento biologico e l'eutanasia. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio a tutti e arrivederci.